Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della miniserie Vita sull'isola. Allora, siamo con Maila, oggi facciamo il contrario, stiamo prima con Maila e dopo andiamo da Naomi e volevo occuparmi un pochettino del lato un po' più amoroso della faccenda. Quindi, siccome sono le 6 del mattino ormai, mettiamoci un attimino, come al solito, a cercare conchiglie e tesori. Niente, mi ha preso solo l'ultimo, vabbè. E quando si fa una certa... Uno nuovo, raga, uno nuovo! Subito! Che culo! Che culo! Questa ce l'abbiamo. Questa pure. Mi sa che era residuo dell'altra volta. Questa è andata male. Oh, guardate! Schifezze. Allora, noi lavoriamo da casa, come sempre. Nebulizza una specie invasiva. Vediamo se è qua. Ispeziona. Niente, sono solo alghe galleggianti, quelle là. E queste? È una specie invasiva? Niente, alghe galleggianti anche quelle. Allora, cerchiamo rifiuti, cerchiamo conchiglie, niente, mi prende sempre l'ultima che ho selezionato, vabbè. Arrivata apposta, bollette, bello. Ah, tilapia, pesce. Speravo un oggetto da collezione. No, ma già stanca? Siamo seri? Siamo seri? Cosa si è rotto? Ah, il water. Bene. Bene, bene. Questa roba. Cos'è? Guppi gommoso? È un pesce? Raro. Sì, ma orribile. Sembra fatto di gomma. Allora, consumiamo il brunch con un tramezzino BLT. Chi si ricorda senza... guardate chi c'è! Chi si ricorda, vi stavo dicendo, senza cercare su internet per cosa sta BLT? L'avevo detto un sacco di tempo fa in un paio di video. È un acronimo inglese. Conto fino a 5, poi ve lo dico. Vediamo se... Fatemi sapere se ve lo ricordavate onestamente. E se l'avete indovinato, mettiamo fino a 5. Aspettate che intanto lo sensibilizziamo. Ok, era l'altro in carico. Allora, 1, 2, 3, 4, 4 e mezzo e 3 quarti, 5. BLT sta per bacon, lettuce e tomatoes. Quindi bacon, lattuga e pomodori. Allora, visto che sei venuto tu da noi, è stata la montagna a venire da Maometto e non Maometto dalla montagna, direi che cogliamo l'occasione se stessi un po' fermo, mannaggia il tuo Cristo, amen. Battuta di abbordaggio audace, ce la sentiamo, ma quanti cacchi di anelli ha?
Raga, bene, battere il ferro finché è caldo, sempre, sempre. Pensavo l'avessi già pulito. Batti il ferro finché sei deboio. Quando qualcosa è deboio vuol dire essere che qualcosa è bollente. Quante cose vi sto insegnando, un canale quasi didattico. Complimentati per l'aspetto. Batti, 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 senti com'è, fa boom. Mi dispiace perché, scusate, c'è una figlia, ma raga, cioè, non ha mai fermato nessuno tutto questo, eh? Niente, adesso non ci sta più, va bene, va bene, va bene. Ok. Puntiamo sull'amicizia per il momento. Ha una cottarella per noi, questo è molto buono. Ma mi sa che dobbiamo andarci un po' più piano, diciamo. Alziamo un po' la loro amicizia. Abbiamo guadagnato una buona reputazione, molto bene. No, vieni qua. Oh, che carina che Naomi ci chiama. Che bella. Questa foto. Guarda, sono, cioè, è distrutta, poveretta. Cioè, non so neanche perché poi. Quello è il bello. Quindi ho rifiutato solo perché è distrutta. Però potremmo comunque chiamarla. E chiacchierare, solo chiacchierare. Allora vai a dormire. Visto che l'hai andata a dormire così presto, ci vediamo domani mattina da Naomi. Eccoci, Naomi sta dormendo in mare, come potete ben notare. E stavo guardando che il livello di amicizia con Alani è molto basso. Come mai questa cosa? Bisogna rimediare. Appena si fa un'ora decente, perché di certo non posso invitarla a quest'ora, direi che sarebbe del tutto inappropriato, la invitiamo e trascorriamo la giornata insieme a lei. Spostiamo il tutto in asciugatrice, ho fatto partire la lavatrice appena entrata qui, che lei era sveglia, ho fatto fare due cosine. Le 6 del mattino, direi che ci starebbe bene una corsetta. Vedete, la pettinatura è tagliata dal desiderio, se io lo levo, no niente, è proprio tagliata perché l'immagine si taglia qua. Tanto lei corre. Corri, Forrest! Allora, qui è già caldissimo alle 7:40. Pensate voi che belle cose. Allora, che sia... Non c'è... Ah, eccola qua, Nalani. Che sia troppo presto per invitarla. Non è mai troppo presto. Tanto lei arriva. Noi possiamo mettere via questo. Dobbiamo aumentare il livello di amicizia innanzitutto, perché va a finire che dopo succede come prima con Myla e Makoa, che non si caccano.
addirittura si danno fastidio perché non si conoscono bene. Quindi direi che potremmo venire qui. Siediti e chiacchiera qui. Non era proprio quello che volevo fare, ma... Dove vai? Dobbiamo discutere di cose inutili come quanto caldo fa. Orca, ho premuto battuta di abbordaggio audace. Proviamo. C'è stata! Ci piacciamo! Bene, allora abbiamo buttato lì la briciola, lei ha abboccato, ma ora andiamoci piano per non rischiare di perderla. Anche se mi sembra lei più gasata di noi, è estremamente flirtante. Cioè, dovevano chiamarla Frenzona. Entusiasmati per il tempo soleggiato. Dove vai? Dove è andata? No, nuota con. Quanto belle sono. Peccato, stavano andando insieme per un po'. Dov'è andata st'altra? Sparita. Bene. Promettente. Promettente. No, mi è già nei paraggi. Chiamala allora. Ah, eccola qua, facciamo così allora. Facciamo così in modo che bene o male ce la tiriamo dietro. Dovrebbe essere persino illegale vestirsi con sto caldo. Continuiamo. Ma chi è il tuo stilista? Cosa gara? Ascolta le lamentele. Certo, sempre. So già che lavoro fai? No. Ah, disoccupata, bene. Ma che carine che si abbracciano così, da sole, senza che io gli dica niente. Ah, bello. Ah, sta buttando via. Ok. Ah, guardate chi c'è! No, chiediamole di andare via, non voglio che ci rovini l'appuntamento. Che poi, appuntamento, insomma. Posso fare qualcosa? Accoccolati. Oh, ma che carine! Sono troppo adorabili, ragazzi. Abbracciati davanti al falò. Perché ho il falò? Zitta. Che devo fare i versi da scema. Non so, forse c'è un falò nei paraggi, ma devono alzarsi? Non ne ho idea. Fatti avanti, proviamo a vedere. Avete capito? È carine! Cosa vuoi fare? Amoreggia con Naomi! Con Naomi! Signore, con Nalani! Oh, avete notato? Miley e Makoa, Naomi e Nalani.
Wow, MN proprio. Dove vai? Ah, vabbè. Ok, vai a fare la pipì. Sia mai che te la fai addosso. Quella, che bel tuffo! Secondo me ha piantato la testa nella sabbia. No, raga, dobbiamo assolutamente farlo. Il film è stato noioso, ma la compagnia no. Si è dimenticata l'azione, non ci credo, non ci credo. Adesso non c'è più l'interazione. No, va via! No, va bene, va bene, va bene. Fortuna non le abbiamo dato il primo bacio, allora. Per fortuna. Va bene. Ciao, allora. Non roviniamo le cose, per favore. Peccato, però, ci siamo arrivati un sacco vicini. Allora, lei adesso va a lavorare con le pinne, perché è essenziale andare a lavorare con le pinne. Cioè, Makoa davanti alla nostra porta, tu dovresti essere davanti alla porta di un'altra persona, non la mia. Tanto arriva cibo, gente che si ammucchia sul mio pianerottolo, il tempo che scorre lento come la fame. Non mi è stato possibile raggiungerti, st'altra mi entra in casa, questi me lo piantano qua. Che io non so neanche dove picchio l'hanno messo, quindi andrà male anche sto giro. Che palle. Ah, eccolo, aspettate. Eccolo, boh, solo perché ha preso lei il piatto. Solo per quello. E allora, appena lei torna a casa, le facciamo prendere gli avanzi, visto che abbiamo messo via questo. Lasciamo Nalani stare un pochettino, nel senso non... Ah, niente, ha già mangiato a lavoro. Vabbè, non importa. Nel senso, non calchiamo la mano. Allora andiamo a letto dopo questa puntata di approcciamenti romantici di vario tipo. Io vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!